in combe, così abbiamo recuperato tutto quanto il tempo che avevamo perso. Riprendiamo la linea dalla regia da Lecce, vediamo se arriva anche l'immagine, così siamo tutti più contenti. Un Oh sì. Ciao. saluto, ragazzi, un saluto. Ecco, io cedo il posto a Salvatore Antonacci, chiamando prima, stabilendo il collegamento con Jonathan, che sicuramente è all'ascolto e quindi non mancherà di rispondere. Oh, cedimi la cadrega, quindi. Ti cedo la cadrega. Questo spostiamo gli auricolari, c'è una promiscuità di auricolari, ragazzi, che neanche la Eh sì, cadrega. fortunatamente solo di quelli, diciamo. No, mettiti qui a Ah, destra, così ok. aspettiamo. E poi dicono che uno si butti a destra. Vabbè. Ecco, aspettiamo Ecco che Jonathan ci dia la linea, ci dia il qua. video. Lo senti già, Jonathan? Dovresti già Perfetto. Ok, sentirlo. adesso lo sento, sì. Jonathan, ci dai il video? Ci mandi il video via Skype? Un attimo. Dove sta? Ancora non. Un buio. Oh, Ok, ciao perfetto. Jonathan. Ciao. Perfetto, allarghiamo un po' l'inquadratura. Perfetto. Inquadratura perfetta, andiamo in 3D. Total black oggi, eh? Spero sia solo una predilezione cromatica. Ok, Ma intanto oddio, ho sbagliato. ok. Aspettate Che un attimo, succede? ho messo il sottomarcia sbagliato Ah, ecco. perché stava più su quello che avevo già preparato per Jonathan. Si comincia a sentire la stanchezza, ragazzi. Beh. Allora, Allora. Jonathan Pacor, presidente di Confcontribuenti. Vi lascio alla conversazione tra Salvatore Antonacci e Jonathan Pacor. Ok, magari se ci aiuti a monitorare la chat, perché non vorrei Sì, che. io mi sposto di là. Esatto. Infatti, il nostro problema era che l'altra volta avevamo un po' tralasciato la chat durante il collegamento con Leonardo Facco. Oh, innanzitutto, benvenuto Jonathan, graditissimo ospite di questo spazio di conversazione che abbiamo deciso di intitolare Libertaria, un po' un gioco di parole magari un po' semplice, ma penso che renda, diciamo, l'intenzione e l'idea di questo spazio, che è essenzialmente uno spazio divulgativo di tutte le tematiche inerenti libertarismo, liberalismo classico e quant'altro. E quindi secondo ospite di questo spazio è Jonathan Pacor, presidente di una piccola ma agguerrita organizzazione. E sarebbe improprio, secondo me, definirlo sindacato, anche perché insomma, appartiene a un'altra cultura che, insomma, con cui non abbiamo tantissimo a che spartire. Piccola organizzazione che si propone, no? La mission di difendere il contribuente, che è una delle punte più, diciamo, uno dei soggetti più tartassati della società italiana. Quindi, Jonathan, come introduzione, appunto, ti pregherei di parlare di questa tua associazione che tu presiedi e che hai fondato qualche mese fa. Magari sunteggiando in poche frasi ci dai un quadro di questa tua organizzazione. Sì, l'associazione, dicevi tu, è piccola, ma è piccola semplicemente perché è appena nata. Abbiamo fatto la prima riunione a Milano, a metà gennaio. Tra l'altro è stato molto particolare fare un incontro di un'associazione di contribuenti in un luogo in via Il Tasso. È Ah, ecco. Eh una cosa abbastanza sì, simpatica. effettivamente, voglio dire, è un'ironia un po' beffarda, no? Questo è stato un primo incontro dove ho chiesto a degli amici se erano interessati a questo progetto e diciamo ne ho invitati a venire a Milano in 25 e sono venuti in 20 di questi, per cui questo fa già capire come il tema sia sentito e erano persone da un po' da tutto il nord Italia, per cui a alcuni era richiesto di fare molti chilometri. Si vede subito che la voglia di partecipare, la voglia di lavorare in questa direzione c'è, soprattutto negli ambienti liberali, più attenti alle libertà sia civili che economiche dei cittadini. Certo. Tu dicevi che non è appropriato chiamarlo un sindacato.
A me ti dirò, quando ci ha definito così il Sole 24 Ore, un articolo di Alessandro De Nicola, il sindacato dei cartassati, la definizione mi sembrava attizzante, perché effettivamente quello che vogliamo fare noi non è un partito, non è un'associazione che fa cultura, è davvero un. L'equivalente di quello che fanno i sindacati difendendo i diritti dei lavoratori, vogliamo farlo noi per difendere i diritti dei Sì, contribuenti. certo, naturalmente, Poi, Jonathan. ovviamente, Certo. la cultura, le nostre origini sono di tutt'altro tipo. Certo, naturalmente, vabbè, poi. D'altra parte, Vai, vai. capacità organizzative dei sindacati possono essere un modello per noi, non di certo i contenuti, che sono anche per certi versi opposti, anche se devo dire che facendo delle analisi, c'è una posizione che vogliamo cercare anche di proporre, partendo dal plusvalore marxista, no? Il marxismo in sostanza sostiene che il lavoratore deve riappropriarsi del plusvalore che gli viene sottratto dal capitalista. Ma se oggi guardiamo a chi va il plusvalore, vediamo che una piccola parte diventa profitto del capitalista, mentre una grandissima parte viene prelevato dallo Stato con le tasse. Per cui più che una lotta tra, se vogliamo parlare di lotta di classe, noi parliamo piuttosto di lotta tra lavoratori capitalisti da una parte e lo Stato dall'altra. Si tratta di una questione di ribaltamento appunto Certo, della diciamo, la situazione. teoria liberale della lotta di classe, come, no? Come è stata ripresa da alcuni economisti, insomma, ribaltamento della teoria marxiana, appunto. Senti, Jonathan, io praticamente tu mi hai detto che Confcontribuente è nata qualche mese fa, appunto, con questa mission che dicevamo, cioè di incidere sul bubbone della fiscalità, che poi naturalmente andremo nello specifico, andremo a tirare fuori i numeri, perché voglio dire, molti non conoscono dei numeri che sono veramente terrificanti sulla pressione fiscale e quant'altro. Io ti volevo chiedere, appunto, Confcontribuenti nasce seguendo un po' il modello americano proposto da Grover Norquist, no? Questa singolare figura di economista, attivista politico che si chiama, che ha messo su un think tank, un'organizzazione che si chiama Americans for Tax Reform, no? Qualche anno fa, e quindi diciamo l'ispirazione era un po' a questo modello. Naturalmente la stella polare, no? È sempre rivolta verso oltre Atlantico, verso gli Stati Uniti, e quindi naturalmente l'ispirazione è anche quella, no? Chiaramente tutto quanto si muove dagli States dal punto di vista delle libertà economiche, eccetera, cioè avete forte questa, no? Questa influenza, diciamo, vero? Sì, secondo me ho avuto il piacere di visitarlo qualche anno fa quando sono stato a Washington. Tra l'altro noi abbiamo ripreso una loro iniziativa che viene portata regolarmente avanti in occasione di ogni elezione in America. È quella di chiedere ai candidati impegno a non votare con qualsiasi proposta che preveda degli aumenti o di tasse o delle nuove tasse. E questa cosa l'abbiamo ripresa, l'abbiamo proposta noi in occasione delle regionali e abbiamo avuto una trentina di adesioni. È andata Ovviamente bene, no, il Jonathan? numero dei nanati era molto limitato. Sì, una trentina di adesioni, tra l'altro l'adesione di una candidata alla presidenza della regione Umbria, che è ammessa a Modena del PDL, quindi vi spiego, ha aderito poi Marco Taradas, poi è stato eletto in Toscana e ora è presidente di commissione, l'unico presidente di commissione che è stato dato all'opposizione, quindi al PDL. Abbiamo avuto l'adesione di Andrea Bernaudo, candidato della lista Polverini, che adesso è vicepresidente della Commissione Finanze in Lazio, e poi altri candidati che sono stati anche le Quinte e in Liguria. Ecco, intanto dalla chat iniziano, Questa diciamo. iniziativa sta
No, scusami, dicevo intanto dalla. L'iniziativa sta dando i primi frutti perché adesso. Non sentiamo molto Dimmi bene. se ancora. No, stavo dicendo, dalla chat iniziano a martellarci, Enrica, diciamo, non è molto d'accordo con la, diciamo, con le cose che andavamo dicendo, perché praticamente all'espressione lavoratori capitalisti dice, si auto, diciamo, commenta dicendo che accidenti si dice, che capitale, i lavoratori non arrivano a fine mese, libertà di essere affamati, insomma, quindi è una visione, diciamo, che potremmo definire No, no, il coerente. discorso era un altro. La lotta di classe, io vedo i lavoratori e i capitalisti dallo stesso lato, non lavoratori capitalisti come un capitalista, un aggettivo da attribuire al lavoratore. Vedo due soggetti, i lavoratori e i capitalisti da un lato e dall'altro lo Stato che gli toglie più del 50% dei loro guadagni. Ecco, Quindi, parliamo di numeri, se Jonathan. Marx Parliamo di diceva numeri, che Jonathan. il lavoratore deve riappropriarsi del suo plusvalore, sì, ad esempio si può calcolare che se fatto 100 lo stipendio di un lavoratore, non lo stipendio, il valore del prodotto di un lavoratore, circa il 35% va al lavoratore, il 5% va al capitalista e il 60% va allo Stato. Ecco. Quindi parlare di lotta di classe tra lavoratori e capitalisti è parlare di una lotta tra poveri, mentre se loro si alleano, combattono con lo Stato, hanno margini molto più grossi e molte maggiori risorse di cui riappropriarsi. Sì, vedo che anche il commento della Sì, chat infatti. vede che Senti, Jonathan, questo cioè, chiarimento ti è sollecitavo su condivisibile. questo, ti sollecitavo su questo argomento perché mi sembra centrale, cioè tutte le rilevazioni statistiche che ci vengono ammannite dalla stampa di regime dicono che la pressione fiscale in Italia arriva al 43%. Ora, se persino la CGIA di Mestre, che non è notoriamente non è un istituto ultraliberista, eccetera, eccetera, arriva a quotare la pressione fiscale al 51-52%, dati di circa un mese fa, quando poi noi in realtà sappiamo che altri, diciamo, altri studi più accurati portano questa cifra a livello ragguardevole tra il 65 e il 69%, cioè stiamo parlando, diciamo, di quasi 2/3, no, del reddito prodotto dai lavoratori che viene espropriato da questa macchina eternamente affamata, no? Che poi fa l'uso che sappiamo di quanto ci viene, diciamo, no? Diciamocela tutto, un termine pesante, ma è così confiscato. Cioè, sono veramente dei dati da far accapponare la pelle. Quindi teniamo conto che, voglio dire, tutto risulta dalla somma, no? Di tasse dirette, indirette, contributi previdenziali, cioè, quindi si arriva a una cifra veramente altissima, che spiega anche molte cose, non giustifica, ma spiega molte cose. Parliamo di evasione, di elusione fiscale, che per carità, voglio dire, è una cosa che va, no? Che va, bisogna cercare di limitarla, però, cioè, molti economisti dicono che si può lottare contro l'evasione diminuendo le tasse piuttosto che lottando, diciamo, andando ad inasprire il carico, vero Jonathan? L'audio è un po' disturbato adesso, voi mi sentite bene? Sì, adesso ti sentiamo abbastanza bene, anche se qualche problemino ce l'abbiamo comunque. Vai. Sì, come dicevi tu, le rilevazioni sulla pressione fiscale sono molto diverse. Tra l'altro, quando il governo o le istituzioni parlano del 43%, ci sono anche delle altre poste nel bilancio che fanno arrivare le entrate pubbliche al 47-48%. C'è una distinzione tra imposte e tasse perché quel 4-5% del reddito viene pagato direttamente su servizi, ad esempio come i biglietti degli autobus, per capirci, o cose simili, per cui non vengono considerate come tasse. Quindi già per me questo in sostanza sono tasse esattamente come le altre, perché
è solo un passaggio in meno che si fa tra il pagamento e la fruizione del servizio, perché una cosa se tu dai lo Stato come tassa medica e poi i servizi che vuoi, secondo me è una grandissima differenza se uno dà allo Stato dei soldi per ottenere uno specifico servizio. Certo. Con sempre tasse, è sempre attività statale, è sempre peso delle attività dello Stato in rapporto al PIL. Allora, ci sono delle diverse... scusami, vai. Quindi come 47-48% come misura anche ufficiale dell'Istat. Poi, come dicevi tu, l'Istituto di Mestre tiene conto tra l'altro del fatto che il PIL viene calcolato tenendo conto del sommerso, si toglie il sommerso sul quale non si pagano tasse, allora la percentuale va ben oltre il 50%. Poi se si calcolano anche le diverse tasse per l'esecuzione di diversi soggetti, bisogna sapere che gli istituti finanziari, come ama ripetere Giannino, nei suoi convegni pagano molte meno tasse, si arriva al 4%, per cui si ha che, andando a vedere la media pro capite di tasse pagate in un anno, si arriva a circa 12.000 euro a persona, per cui una famiglia monoreddito di tre persone paga in media 36.000 euro. Adesso io non so se 36.000 euro sono il 40% di quello che guadagna una persona in media in Italia, vuol dire che uno in media in Italia, un capo famiglia con una moglie e un figlio a carico, e guadagna 48.000 euro. Insomma, magari. Senti, Jonathan, ci sono delle sollecitazioni della chat prima che scompaiano dalla headline. Radicali Caserta, che poi credo che sia Domenico, mi chiede una domanda. Dunque, la Confcontribuenti come ha intenzione di muoversi politicamente verso l'antitassazione? Questo è un tema, diciamo, di libertarismo schietto. Questa è la prima. La seconda è Gianni Colacione. Sì, scusami, la seconda di Gianni Colacione, che voleva sapere un parere complessivo sull'esperimento di TV Radicale. Ne prendiamo ancora un'altra, Jonathan, e poi puoi rispondere. E poi c'è Americano, sì, che dice: i veri evasori sono i veri evasori sono i lavoratori, pagano tutto sulla loro quota di lavoro dipendente, ma evadono tutto sulla loro quota di lavoro autonomo. E questo mi sembra un po' intellegibile, forse. Vabbè, poi c'è Enrica che continua, diciamo, a dire le tasse che pagano i capitalisti invece di evadere, eccetera, eccetera. Ecco perché siamo alla frutta, quindi praticamente la colpa di tutto, dei perfidi capitalisti, no, che continuano a evadere il fisco mentre lo Stato benefattore pensa, diciamo, ad allietare l'esistenza a noi diciamo, comuni mortali. Questa è, diciamo, la teoria portata da Enrica, insomma, che poi è legittima, ovviamente, chiaramente, però ovviamente la pensiamo un po' diversamente. Sì, io trovo che un capitalista... Io trovo che un capitalista dovrebbe essere libero di investire i suoi soldi dove vuole, per cui come sta facendo adesso la Fiat, se trovano che le condizioni del mercato siano migliori, sono liberissimi di andare a investire. Il fatto che i capitalisti qua non vogliano pagare le tasse, o che cercano di portare i soldi all'estero, o che cerchino di evadere, deriva dal fatto che non si può permettere di restare sul mercato e di continuare a lavorare e di continuare a dare lavoro ai lavoratori. Alla fine si odia tanto i capitalisti, ma alla fine sono quelli che assumono i lavoratori. Sì. L'altra domanda era quella sul rapporto con la politica. È sì, un rapporto molto, molto difficile, perché dovremmo in qualche maniera sempre cercare, tra virgolette, delle sponde sulla politica, perché
cercare di portare avanti anche le nostre idee, perché sono proposte nei vari parlamenti, perché vengono proposte nei consigli regionali, ovunque si fanno, si fa legislazione in tema tributario. Però quello che cercheremo di fare è sempre di tenere una certa distanza dalla politica, di diventare un soggetto che fa pressione senza far politica nostra. E la differenza in sostanza tra un partito e un po' tutti quanti chiedono di abbassare le tasse nel momento elettorale, no? Sì. E poi si comportano come vogliono, no? La differenza tra noi e loro, non chiediamo di abbassare le tasse, non chiediamo il voto a nessuno. Quindi essenzialmente, diciamo, le due gambe, come diceva, amava dire Pannella qualche anno, sono le due gambe del regime partitocratico, no? Poi la uniti da questo abbraccio all'insegna dello statalismo, del tax and spend, insomma, una cultura che conosciamo, nefasta, che conosciamo benissimo purtroppo. Senti, io ti pongo una questione, con contribuenti aderito, diciamo, con entusiasmo al nuovo fenomeno del momento, che sono i Tea Party, no? Che sono sbarcati anche in Italia a maggio con il primo Tea Party organizzato dai ragazzi, dagli amici di Prato, e poi ci sono state altre tappe a Roma. Ho saputo, insomma, che anche voi avete tentato di organizzare un evento. Cosa ci puoi dire? Qualche tua considerazione su questo fenomeno che nasce in America, che però sta tentando di radicarsi anche nella fortezza Europa, no? La culla delle politiche assistenziali, welfariste, come vogliamo definirle. Cosa ne pensi? Ci sono possibilità di sviluppo oppure è un frutto, diciamo, destinato a crescere sul terreno sterile e quindi a deperire rapidamente? Come la vedi la questione dei Tea Party? Ma il Tea Party si sta un po' iniziando a presentare anche in Europa, non solo in Italia, abbiamo visto che anche in Olanda e anche in altri paesi ci sono dei movimenti di questo genere, ma sono sempre degli eventi spontanei, non è che dall'America adesso stanno cercando di avviare delle iniziative anche all'estero. Quando qualcuno viene a contatto con degli organizzatori o con dei promotori dei Tea Party in America, in genere questi rispondono sempre incoraggiando le persone all'estero a riprendere questa iniziativa e a lanciarla. Tra l'altro in America tutte queste teorie che noi anche presentiamo qui, anche dell'evasione, cioè dell'abbassamento delle tasse per aumentare il gettito fiscale, o le teorie anche libertarie contro lo Stato e contro le tasse, provengono proprio dall'America. Quindi se è vero che in America le tasse vengono sanzionate con la galera, è anche vero che là la tassazione è molto minore, soprattutto in certi stati è veramente bassa, a livello paragonabile a quella della Svizzera, a quella del Liechtenstein o a quella del Lussemburgo, per cui sia ad esempio che in America non è reato portare la sede della propria impresa nel Delaware per dei vantaggi fiscali, mentre se uno porta la propria sede in Liechtenstein si ha subito un traffico di dati con violazione di segreti bancari, che anche quelle dovrebbero essere reati, però se li fanno gli stati non sono più reati. Questo succede nella liberale Europa, diciamo, no, Jonathan? Questo succede nell'Europa, che dovrebbe difendere i diritti umani, che si presenta come campione della difesa dei diritti, come il paese che esporta, che ha esportato i diritti nell'est Europa. Abbiamo avuto ad esempio un caso molto triste, secondo me. C'era un momento in cui nei paesi dell'est hanno iniziato a proporre delle
aliquote fiscali uniche a livelli molto bassi, ad esempio il 13% in Russia e il 19% in Slovacchia. E c'è stato un fenomeno di grande investimento nei paesi dell'est, attirati sia dai bassi stipendi che anche dai vantaggi fiscali. E cosa è successo in Europa? A quell'epoca governava Schröder e invece di dire dobbiamo abbassare anche noi le tasse, ha detto dobbiamo portare la Slovacchia ad alzare le tasse. Sì, veramente aberrante, no? Veramente aberrante, dico, quella cosiddetta armonizzazione fiscale tanto patrocinata dagli eurocrati di Bruxelles, insomma, e poi alla fine si sta ritorgendo contro di loro, perché appena si va a votare sull'Europa, come Irlanda insegna, Francia, Olanda, cioè alla fine poi è un respingimento delle politiche liberali, però, come dire, autoritarie, no, dell'Unione Europea. Non si spiegherebbe il successo dei movimenti euroscettici, non sono solo dei buzzurri, insomma, no? Infatti, per questo sul Tea Party in Italia e in Europa sono abbastanza scettico, scettico sui risultati. Ovviamente sono sempre iniziative che vale la pena di portare avanti. Assolutamente. Quindi abbiamo sviscerato un po', no, per quanto riguarda la mission di contribuenti, il suo rapporto con altri movimenti tipo di parti, con la realtà americana. E passando, diciamo, sullo specifico dell'impegno di contribuenti, le prossime iniziative, quelle già in corso e quelle le prossime, diciamo, di contribuenti. Sì, un attimo, un flashback sulle ultime cose che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una presentazione dell'associazione alla sede dell'Opinione a Roma, abbiamo fatto un convegno alla Bocconi e poi un convegno alla Camera sul Meridione e in particolare sul federalismo fiscale come strumento anche per rilanciare il Meridione. La cosa anche simpatica è che i tre organizzatori di questa iniziativa su come rilanciare il Meridione eravamo un Veneto, un Trentino e un Friulano. Questo però era per presentare tra l'altro dei temi che erano dibattuti da Pier Camillo Palasca. Ecco, vabbè, che comunque ricordiamolo è meridionalissimo, no? Sì, perché riequilibriamo, diciamo. Anche che sono c'è l'iniziativa di quel convegno era nostra, però sono tesi che sono anche accettate e proposte anche al sud, ad esempio da Florindo Rubettino, grande editore della Calabria. È stato Calabrese, non so se è ancora presidente dei giovani industriali in Calabria. Mi sembra, no? Poi, credo di sì, non vorrei sbagliarmi, però mi sembra di sì. Sì, e poi è stato anche recentemente presentato un libro anche a Roma, proprio negli stessi giorni in cui facevamo il nostro convegno, un altro libro di Del Dio che anche tratta questi temi, anche questo propone il federalismo fiscale come una soluzione per consentire anche al Meridione di proporsi come un'area dove il costo della vita è più basso, dove le tasse possono essere più basse perché sono oggettivamente più bassi i livelli di qualità del servizio offerti dallo Stato, per cui se si riesce ad offrire i servizi a prezzi più bassi, i servizi pubblici a prezzi più bassi, allora si riesce anche a ridurre i costi e a presentarsi come una zona a basso. Scusate, io ho delle persone che stanno
entrando. Non ti preoccupare, facciamo parlare anche loro magari. È un open space, Jonathan, non ti preoccupare. Tranquillo. Senti, per far passare un attimino alla realtà della politica italiana, andiamo un attimo, entriamo come si dice con, a piedi uniti nel dibattito politico italiano, perché purtroppo diciamo le teorie sono cose meravigliose, però la politica si incarica quotidianamente di smentire o di frustrare molte delle nostre, no, velleità, ambizioni, speranze. Tu come la vedi questa situazione che si è creata all'interno della maggioranza di centrodestra, il governo Berlusconi, come vedi questa dialettica, fini Berlusconi, so che tu sei intervenuto sull'argomento, come vedi questa dialettica che poi rischia di occultare quella che secondo me è la vera dialettica che dovrebbe essere all'interno del governo, quella tra statalisti e liberisti, ancorché in minoranza, e appunto sto rimpallarsi tra Fini e Berlusconi sembra quasi creato ad arte, no? per nascondere quella che è veramente, cioè la battaglia che bisognerebbe combattere all'interno del centrodestra. Come la vedi? Mi sembra che tu nei tuoi ultimi interventi hai un po' descritto come fumo negli occhi, no? Questa dialettica tra berlusconiani, finiani. Qualche parola in merito? Ma a me queste sono opinioni personali, quindi non hanno niente a che fare con Contribuenti, che è un'associazione che si rivolge a tutti i contribuenti, che quindi possono essere di sinistra, di centro, di destra. E io ho seguito abbastanza adesso questi sviluppi nel centro-destra e all'inizio trovavo interessante questo porre il problema della democrazia interna al PDL come un problema serio che andava affrontato. Ho visto con simpatia all'inizio questo smarcamento di Fini sulla struttura partito e sulle procedure interne al partito. Poi la cosa per me è degenerata. Non penso che sia una specie di trucco per mettere in secondo piano altre cose. Le cose che per noi sono importanti, quindi il discorso sulla tassazione, sulla riforma liberale tradita, sulla rivoluzione liberale tradita. E penso che siano delle lotte di potere vere all'interno del PDL e che il fatto che la rivoluzione liberale venga rimandata di nuovo a sinistra è una, purtroppo una conseguenza. Devo dire che se Berlusconi è quello che ha tradito le promesse liberali e liberiste, Fini non è un campione del liberismo. Ah, ecco, sì, questo indubbiamente. Cioè, alla fine non poi... Sono mai... Alla fine si tratta una battaglia tra due socialisti. Ecco, sì. Eh sì, all'interno di quella battaglia, no, più ampia tra i due socialismi, quello di sinistra e quello di destra. A proposito di quello di sinistra, cosa mi dici invece dell'opposizione, che vedo insomma tutti i buoni proponimenti, no, sembrano vanificati, perché Bersani era considerato l'uomo famoso delle lenzuolate di liberalizzazione, invece le ultime posizioni sembrano, prese di posizione sembrano allontanarsi da questa immagine, no? Cioè alla fine poi la difesa dell'esistente praticamente. Da sinistra non si intravedono spiragli di liberismo, però perlomeno insomma, se una difesa a spada tratta, io ho trovato molto interessante il libro di Giavazzi Alesina, sì, liberismo di sinistra. In sostanza lui parte da un presupposto, che quello che è di sinistra è quello che va bene per la difesa dei deboli, e invece quello che è di destra è per la difesa dei privilegi e la difesa dei ricchi. Partendo da questo presupposto, tutto il libro è tutta una serie di critiche
a quello che sta facendo la sinistra. In sostanza, Giavazzi e Lesina dicono: se essere di sinistra vuol dire difendere i deboli, allora la nostra sinistra italiana non è di sinistra, perché non difende i deboli. Guarda, la difesa dei deboli, secondo lui, la si fa con, appunto, con il liberalismo e con il liberalismo, togliendo i privilegi di, che poi sono tesi. Sì, sono tesi, Jonathan, scusami, sono tesi che più o meno fanno, fanno il paio, fanno il verso con quelle, no, che i radicali da anni portano avanti, perché come tu ben sai c'è questa, no, siamo sempre comunque stati un'ala liberista all'interno, diciamo, anche quando andavamo da soli e quando adesso ci siamo accostati, diciamo, alla coalizione di centrosinistra, sempre con un apporto critico ed autonomo. Se ben ricordi, diciamo, Pannella negli anni 90 fu tra i primi a tirare fuori, no, la teoria del nuovo terzo stato che avanza, il popolo delle partite IVA, che poi è stato appunto, no, fagocitato da Berlusconi. Insomma, alla fine poi non è qui il caso di rivendicare i cromosomi liberisti, insomma, che è un po' come attaccarsi una patacca sul petto, trova il tempo che lascia il tempo che trova, però bisogna dire che effettivamente era il periodo, sono stati, no, sempre era il periodo in cui della Vedova aveva un ruolo di primo piano in realtà. E poi naturalmente ha fatto la sua scelta, e dobbiamo dire che Benedetto Della Vedova comunque tra i pochi, no, ex radicali che comunque hanno mantenuto la palla su tutto quanto, sia sull'economia che sui diritti individuali, insomma, voglio dire, continua il suo impegno anche nel campo del centrodestra. Purtroppo non si può dire lo stesso di molti altri. È coerente con le sue idee, Benedetto. Assolutamente. Lavora sempre in maniera coerente con le sue idee. Se c'è quel famoso detto per cui uno può cambiare le idee per amore del partito, cambiare il partito per amore delle proprie idee, poi c'è anche qualcuno che cambia sì le idee che il partito. Assolutamente. Arriva una domanda dalla chat da parte di Gianni Colacione che chiede: che ne pensi del telelavoro? Al nord ci sono aziende che hanno organizzato questo tipo di modalità di svolgere la propria prestazione lavorativa? Jonathan? Ti dirò, sul telelavoro non è che sia il mio forte. Adesso non so cosa intenda lui per telelavoro. Io personalmente lavoro praticamente da casa e faccio il libero professionista, e praticamente gli ordini mi arrivano tutti per internet, per cui se per telelavoro si intende questo tipo di attività, penso che sia un tipo di lavoro flessibile che può essere anche molto utile anche alle famiglie. Ad esempio, può aiutare le giovani donne a lavorare pur essendo a casa e consentendo loro anche di lavorare i figli. Quindi in politica io ci vedo dei risvolti che possono essere anche positivi, che ci portano le nuove tecnologie. Certo, infatti, cioè, ricordo, non ancora per ripetermi, però uno dei famosi referendum liberisti, no, dei radicali del 99-2000, appunto, chiedeva la liberalizzazione di tutta una serie di contratti che potremmo definire atipici, di modalità di lavoro, e tra questi c'era anche il telelavoro, insomma, no? Quindi anche da questo punto di vista. Volevo fare una domanda. Vai. Io a Jonathan, a proposito di un argomento che a me... Ciao Jonathan, sono Roberto, sono ritornato, adesso monitoro la chat. Una domanda che ti faccio riguarda l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
a mio avviso è una di quelle barriere, una delle barriere più grosse all'apertura del mercato del lavoro, ed è quella che era inizialmente, per quando fu concepita quella norma, che era una norma a salvaguardia e difesa degli stessi lavoratori, adesso invece è una norma di conservazione dello status quo che impedisce ai giovani di entrare nel mercato del lavoro. Vorrei che tu facessi delle considerazioni sull'articolo 18 e sullo statuto dei lavoratori. Sì. Sì, sull'articolo 18 in sostanza sono d'accordo, poi bisogna vedere quanto sia un problema per le imprese, se sia questo il fattore decisivo che li porta a non assumere. Io direi, se il cuneo fiscale invece di essere il 140%, se fosse il 60%, sarà, cioè, le imprese potrebbero assumere anche delle persone a vita, perché il costo di un lavoratore si ridurrebbe notevolmente, questo riducendo quindi solo la parte che va allo Stato e non riducendo lo stipendio netto del lavoratore, che è quello che si interessa in sostanza al lavoratore stesso. Quindi in linea di principio d'accordo, sì, le imprese non assumono perché poi si dice che la classica battuta è che si sposa un lavoratore. Io ho parlato con imprenditori che mi dicevano di dipendenti che ogni lunedì arrivavano col certificato medico, cioè arrivavano il martedì con il certificato medico del lunedì, ma hanno fatto delle cause perché non può essere che un dipendente sia sempre malato di lunedì, finché un giorno questo qua per sbaglio ha portato anche il certificato medico per la settimana dopo, per cui a questo punto il giudice ha detto vabbè, se porta anche quelli della settimana dopo allora certo. C'è qualcosa che non va, e finalmente sono riusciti ad arrivare al licenziamento, perché questo non è solo una questione di un problema tra quelli che è il problema, che c'è tutta l'azienda, si parla di aziende di un datore di lavoro con 6 dipendenti, se uno dei 6 è così, gli altri 5 si trovano un ricarico di lavoro sostanzioso perché devono fare anche per quello che manca, e quindi diventa una situazione tesa in tutta l'azienda. Va a finire che tutta l'azienda il lunedì ha una giornata pessima. Certo. Senti Jonathan, che ne pensi della, questione di attualità, la decisione della Fiat di spostare tutta la produzione a Kragujevac in Serbia? Si è fatto un dibattito su questo, che poi alla fine io penso che non vada a centrare il punto fondamentale, che è quello che è vero che la Fiat è un'impresa privata che però comunque ha goduto di grandissimi emolumenti da parte dello Stato italiano, quindi il solito discorso del capitalismo assistito, no? Che socializza le perdite, sì. E privatizza i profitti. Infatti io non difendo gli interessi dei capitalisti, questo forse farà piacere a Invita, che vedo che commenta nella chat. Quello che sto per dire forse farà piacere a lei. Io penso che se un'azienda ha l'aiuto di Stato può farlo tranquillamente, e lo Stato può anche dare tranquillamente l'aiuto di Stato, però chi ha portato questa azienda a una situazione tale da dover chiedere aiuto allo Stato deve perdere la proprietà. Se loro dicono chiediamo l'aiuto dello Stato per difendere i posti di lavoro che ci sono, benissimo, ma se tu hai portato questa azienda al collasso e vuoi che i posti di lavoro vengano salvati, lo vuoi che lo faccia lo Stato, cedi la tua azienda allo Stato che salvi quei posti di lavoro, altrimenti ti arrangi, perché non capisco perché un contribuente debba dare dei soldi a te per salvare il posto di lavoro a un altro che magari gli sta portando via il posto di lavoro a lui. In questa maniera cosa vuol dire? Che
invece intanto si responsabilizza il management e poi si evita che ci sia questo sistema, come dicevate voi, di socializzazione delle perdite e di privatizzazione dei profitti. Che poi lo diceva, diciamo, giusto per ricollegarci, no, a quello che dicevamo prima al libro di Giavazzi Alesina, al padre forse dei liberisti di sinistra, che era Ernesto Rossi, no, che era la formula coniata sua, era fortunata, era stata coniata per descrivere quel capitalismo assistito, corporativista, parassitario, impersonato dalla Confindustria dell'epoca. Tu sai che lui ebbe degli scontri al Calor Bianco, dei dibattiti fantastici con Costa, che era l'allora presidente della Confindustria, che patrocinava appunto l'intervento dello Stato in barba a tutte le chiacchiere, a tutte le belle parole sull'SFR, insomma, no? E quindi lui naturalmente difendeva la posizione del libero mercato e della concorrenza contro le bardature corporative che già allora rischiavano di strangolare l'economia italiana. Quindi ci sono dei rimandi molto molto interessanti nella storia italiana. Intanto c'è un'altra domanda che arriva dalla chat da Gianni Colacione, e chiede a Jonathan: cosa pensi che oggi sia insostenibile dei diritti e delle conquiste del mondo del lavoro degli anni 70? I costi, semplicemente. I costi, perché oggi in una situazione di globalizzazione o impedisci a un consumatore di comprare quello che costa meno, quindi lo obbliga a comprare un prodotto che è pieno di tutti i costi sociali che vanno a ripercuotersi sul prodotto finito, oppure ti trovi a chiudere e a lasciare che producano tutto in Cina. Cioè, la questione è semplicissima: finché anche nei paesi a basso costo del lavoro non ci saranno anche delle lotte sociali che faranno lievitare i costi anche là, noi ci troviamo a essere troppo cari. Poi si fa presto a parlare di tecnologia, di sviluppo e ricerca. Si può ricercare quanto si vuole, però un barbiere resta un barbiere, un facchino resta un facchino, sono tutti lavori onorabilissimi, però sono tutti a basso contenuto tecnologico. Quindi non è che adesso facciamo il barbiere high tech e quindi taglia di teste 10 tagli di capelli. Chissà, magari fra qualche anno esisterà una macchina che... Così come ci sono gli interventi in medicina fatti a distanza, anche il taglio dei capelli sarà fatto a distanza. Guarda, da quel giorno me ne avvarrei comunque come tra i primi. No, adesso a parte questo, se vuoi gli scherzi, c'è un'altra domanda di Gianni Colacione che insiste e dice, chiede: e dello statuto dei lavoratori che pensi? Ho fatto un esame di diritto del lavoro più di 15 anni fa, quindi sono abbastanza arrutinito sul tema, e poi anche non era uno degli esami più difficili. Ho avuto la sensazione che più che un diritto dei lavoratori fosse uno statuto dei lavoratori, fosse uno statuto dei sindacalisti. E questo è un grave punto in meno, perché una delle caste che secondo me costituiscono oggi un problema per l'economia italiana è quella del sindacato. Su questo ne avevamo parlato all'inizio della trasmissione, no? Poi tu sei ben Ma sai... poi soprattutto questo sì. Sindacato, no? Cioè adesso non so se avete sentito su questo. Cioè, dove sta il problema? Esiste un problema di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali, perché col meccanismo della trattenuta in busta paga, che era stato eliminato da un referendum radicale ed è uscito dalla porta e è stato fatto rientrare dalla finestra dei contratti collettivi, alla fine di fatto c'è un consociativismo tra la classe imprenditoriale e la classe cosiddetta dei sindacalisti, per cui alla fine c'è la spartizione della forza del potere e tutti sono contenti. Sì, certo, sono d'accordissimo su questo, e trovo poi che il sindacato oggi
faccia troppo battaglie meramente politiche, troppo battaglie a difesa del lavoro che c'è e a danno del lavoro che non c'è, quindi una difesa dei diritti dei lavoratori, ma moltissimo una difesa dei diritti dei pubblici e dei pensionati, e molto poco una difesa dei diritti dei disoccupati che vorrebbero entrare nel mondo del lavoro. Eh sì. Ti faccio un'altra domanda, Jonathan. L'immigrazione in Italia è la risorsa che ci farà uscire dalla crisi? Perché? No, per me no. Perché? Per me, ma questa crisi, per me questa, la crisi di bilancio dello Stato italiano, che quindi è la situazione che ci potrebbe portare in una situazione greca, non ha niente a che fare con il fatto che ci siano lavoratori italiani o stranieri. La crisi economica che abbiamo avuto adesso ha origini internazionali, finanziarie, quindi anche quello non dipende da quello, della situazione che c'è in Italia. Il discorso dell'immigrazione potrebbe avere un significato in un discorso di lungo periodo, in termini di pagamento delle pensioni in futuro, quando il rapporto tra Sì, probabilmente l'espressione della mia domanda non è stata corretta, ma era riferito proprio al fatto che aumentando il numero degli immigrati regolari aumenta anche il numero dei contribuenti, giovani tra l'altro. Sì, questo potrebbe dare una maggiore sostenibilità al sistema pensionistico, però non so, penso che sia una battuta, ma Tremonti dice che abbiamo il sistema pensionistico più stabile che ci sia in Europa. Vabbè, adesso battutaccia antipolitica la peggiore maniera, insomma, ovviamente c'è gente, voglio dire, che il diritto al trattamento previdenziale ce l'ha, voglio dire, scritto, come dire, in obe legis, no? Mentre magari qualche comune mortale questo diritto se lo vedrà ampiamente decurtato nei prossimi anni, cioè c'è un pensionato di serie A, un pensionato di serie B, questo diciamo ce l'ha tutta, per dire, il Sì, politico. no, comunque io a questo non ci credo, ma visto che abbiamo anche una disoccupazione sopra il livello fisiologico, ad esempio sopra diciamo un 4-5%, prima di chiamare gli immigrati dovremmo vedere se riusciamo a dar lavoro agli italiani, a quelli che già sono nel nostro paese, anche non italiani. Mi Quindi non sembra è un po' questione. troppo facile come soluzione, Jonathan, perdona, ma sono in disaccordo. Un po' miope come In che posizione. senso? Ma cioè, questo non vuol dire che bisogna lasciare gli stranieri fuori, semplicemente non penso che per risolvere i nostri problemi bisogna far venire delle persone dall'estero. Tutto qua. Forse no, forse si dovrebbero rimuovere quegli ostacoli, no? Quello sì, ma tu dici non comunque una politica tipo quella degli anni 50-60 dove si chiamavano proprio si chiamava la manodopera straniera. Ricordi il caso degli italiani in Belgio oppure piuttosto che negli altri paesi, no? Era proprio una specie di chiamata, no? Di quei paesi per avere Sì, manodopera, no? Tu dici che qua adesso, ma purtroppo adesso non è replicabile? non c'è la situazione. Negli anni passati uno Stato che incideva per il 30% sull'economia nazionale, adesso abbiamo uno Stato che incide Ah beh, oltre il sì. Anche 50% sull'economia nazionale. questo è Quindi vero. questo vuol dire che il peso dello Stato è anche il peso in busta paga, quindi uno prende un lavoratore straniero che intanto deve imparare la lingua e poi deve imparare il lavoro se non lo sa già fare, e devi pagare lo stipendio e più tanti di quelle tasse, di quei contributi che non riesce a starti dentro quei costi, se uno non assume un italiano, non c'è, il fatto che arrivi uno straniero non è che
Senti, la soluzione che molti hanno adottato è quella appunto di richiedere manodopera qualificata. Tu sai che la Germania tempo fa aveva fatto richiesta per un numero di ingegneri informatici dall'India, se vado errato, era un numero abbastanza importante, quindi dare sì, qualità. C'è stato anche qualcuno che ha risposto Kinder, Kinder vuol dire bambini invece di indiani, no? Investire sui nostri figli, investire in formazione. Per cui anche nei paesi dove queste misure vengono prese ci sono delle repliche piccate, ma ciò non toglie che in Italia ci sia un'immigrazione che in maniera forse poco politically correct possiamo definire di bassa qualità. Tu dici un'immigrazione un po', come dire, selvaggia, usiamo un termine un po' pesante, insomma. No, intendo di qualificazione degli immigrati, non vengono gli ingegneri da noi, vengono. Vabbè, sì. Poi, purtroppo è un portato, diciamo, che ti teniamo presente, sì, che noi bene o male siamo frontalieri con zone che non godono esattamente un clima idilliaco, no? Tra dittature, guerre interne, eccetera, eccetera, quindi chiaramente, cioè, alla fine poi arrivano gli ultimi derelitti, eccetera, eccetera. E comunque alla fine no, bisogna anche per questioni umanitarie, voglio dire, assistere tutto quanto, insomma, non possiamo rispedirli a cannonate, come amava dire un sì, ministro della Repubblica, insomma, questo ovviamente siamo paradossali, però alla fine poi neanche tanto. Senti Jonathan, abbiamo 5 minuti, io ti pongo le ultime due domande. La prima è su per quanto riguarda la tua altro esperimento che porti avanti da un po' più di tempo rispetto a Porto Attribuenti, che si chiama Neolib. Citiamo il link del sito, che è www.neolib.eu. È praticamente è un aggregatore di siti che si propongono, diciamo, dell'area liberale, libertaria, appunto, uniti sotto l'etichetta di Neolib, neolibertaria, insomma, che un'altra etichetta politica americana, che è un sito interessante, ripeto, ci sono aperto diversi contributi anche qui provenienti da varie culture, no? Perché ci sono apporti conservatori, chiedo scusa, libertari, anche radicali, si scrivono anche su dei radicali, insomma, cosa ci dici sommariamente, quattro parole su questo tuo esperimento, come intendi appunto rilanciarlo nel prossimo periodo, nel prosieguo? Ma sì, Neolib è un'iniziativa che va a, non vuole mettere il cappello, semplicemente vuole essere un punto di collegamento tra diverse realtà e quello che spesso si definisce fare network, in maniera da creare contatti, possibilità di collaborazioni e anche cercare di informare, di presentare un certo un punto di vista, una certa idea della politica. Come dici tu, a volte si va su degli aspetti conservatori, molto più spesso su aspetti liberali e radicali. Ad esempio, adesso tu hai detto conservatori, mi stai facendo pensare su che temi è conservatore Neolib, mi faccio fatica a pensarne uno. Forse sul tema di quella che una volta, qualche anno fa, si chiamava esportazione della democrazia. È così, esattamente. Che, come tu ben sai, non è un tema libertario classico, perché i libertari sono almeno quelli classicamente, no, sono anti-interventisti, quindi sì, diciamo, insomma, è un tema che detto, del conservatorismo, anche se una fascia di. È stato un periodo una delle bandiere radicali. C'era Capezzone che si un neocon, o quando Pannella andava in Serbia con la mimetica. Occhio che mo arriva la telefonata di Pannella e ti fulmina. Non siamo a Radio Radicale comunque, quindi, però una prossima volta c'è problema. Incontro, Jonathan. Magari sì, ma cioè, non era una critica, no, visto bene, se
semplicemente mi ricordo che a quell'epoca si parlava apertamente di portare la democrazia anche in paesi che in questo momento... Solo che noi abbiamo detto mai con le bombe, ovviamente, insomma, questo vuol dire fa parte un po' del nostro DNA, no? Non violenza gandhiana, insomma, tutte le armi, ma non quelle, quelle violente. Vabbè. Senti, Jonathan, fatto che forse siamo, a... dire siamo alla fine, siamo alla fine, abbiamo gli altri collegamenti che incalzano. Io ti ringrazio. Grazie Jonathan, veramente gentilissimo, e speriamo di ripetere questa esperienza con un nuovo collegamento nelle prossime domeniche. Magari con una, con una DSL un attimino più, più performante, diciamo, perché il collegamento è stato buono, però a tratti qualche problema l'abbiamo avuto. Perfetto, va bene? Grazie. Okay. Grazie a voi dell'ospitalità. Di nulla. Ci sentiamo. Ciao, ben Jonathan, accetto. Grazie. Ciao Jonathan. Ciao ciao. Ciao. E allora ci mettiamo in collegamento adesso con Sergio Delia, il quale sta aspettando che noi lo chiamiamo, quindi lo chiamiamo immediatamente. Con puntualità svizzera. Con una puntualità svizzera, veramente. Salvatore, avvicinati un po', così anche te appari. Appaio. E magari se mi fai il favore di leggere poi tu le domande. No, le domande, visto che c'è il monitor a sinistra. Ciao Sergio, ci senti? Pronto? Oh, c'è allora un'improvvida luce bianca dietro alle, alle tue spalle. Ciao Sergio. Non ti sentiamo però, Sergio. Non ti sentiamo. Ti vediamo, ma non ti sentiamo. Non ti sentiamo proprio, Sergio. E dovresti...